Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, questo ultimo video per le build preliminari. Oggi tocca al tagliagole, finalmente. Domani esce Diablo 4, così le avete tutte quante. Che bello, che bello. Tagliagole, classe molto molto particolare che mi ha divertito veramente un sacco in beta, forse tra quelle che mi ha divertito di più, forse la migliore per me, divertimento, non potenza, divertimento. Molto carina. C'è una build legata, diciamo, alle trappole, legata ai pugnali, che è molto interessante per livellare. Ovviamente questa è dedicata al leveling, per questo vedete così poche cose sullo schermo, ma adesso vi spiego meglio come funziona tutto quanto. Allora, vi ricordo anche in questo video, come negli altri, trovate nel primo commento trovate la playlist con le altre classi qualora vi servissero. Vi ricordo ovviamente che lascerò questa pagina con queste skill in modo da poterla guardare come volete, con skill tree eccetera, in descrizione, così avete tutto quanto, venite qua, guardate meglio in modo da non dover guardare nel video cosa cercare. Vi ricordo che ci sono così pochi equipaggiamenti sopra perché tutto il resto è libero. Questi sono equipaggiamenti che prendete, poteri che andate a prendere quando andate in giro per il mondo a trovare le prigioni, quindi dungeon, dove guadagnerete questi effetti una volta clearato il dungeon, appunto, una volta come ricompensa per aver clearato il dungeon. E quindi andate a cercare questi per fare questo tipo di build. Ora, nei guanti abbiamo un lucky hit che è abbastanza buono, che quando fate il danno ai nemici con le trappole avete un 30-50% di renderli invulnerabili per 3 secondi. Vulnerabili vuol dire che prendono il 20% di danno aggiuntivo, non è così male, nell'insieme delle cose è molto buono. Sull'arma, quindi, molto, molto importante, una modifica alla skill che andrete a utilizzare, che è le Twisting Blades, dove praticamente dopo che ritornano, orbitano vicino a voi, cioè fanno un po' di danno aggiuntivo, non è male, è abbastanza buona come cosa, vi aumentano il danno, non male, devo dire, nell'insieme, quindi utilizzatela. Qua abbiamo un aumento del danno come per le altre classi, legato però al tagliagole in questo caso, cioè che in base alla risorsa avete un aumento fino al 20% quando ce l'avete al massimo, scalando fino al 10% quando ce n'avete poca, di danno aumentato, punto, che non è male. E qua avete invece un pochino di rigenerazione, perché quando uccidete un nemico che era vulnerabile, capiterà molto spesso, ve lo assicuro, avete il 50-70% di rigenerazione dell'energia per 4 secondi. Vi assicuro che fa. Gioielli, come sempre, le gemme, scusate, come sempre, mettete queste perché secondo me non c'è altro di meglio. Non so se le troverete subito a questo livello, ovviamente, quindi andate a scalare in base al livello di gemma che trovate, ma utilizzate queste. Credo che la più importante sia sempre il teschio, perché vi dà un po' di armor ed è buona. Questo vi dà strike damage, quindi danno critico, che male non è. Però secondo me è così, il maximum life 4%, boh, ok, mettetela se ce l'avete, se no fate quello che volete voi, non è un problema su questo. La meccanica legata alla classe è Inner Sight, dovrebbe essere vista anteriore, se non ricordo male. Dopo che avete praticamente marchiato i nemici per un certo numero di colpi, un certo numero di tempo, vedrete proprio che si carica una barra e dopodiché avete per 4 secondi l'energia illimitata. Questa secondo me è la migliore perché poi andate a spammare a manetta per quei 4 secondi tutto quello che avete. Non è male, non è una cosa che avrete ovviamente sempre, però quando ce l'avete fateci caso, perché imparerete a dare uno sguardo lì perché si sta per caricare e poi brum e fate le peggio cose. Quindi in quel caso sarà un momento di... in quel momento sarà i 4 secondi di panico, di devastazione del mondo, perché dovete premere tutti i tasti insieme così, e fare così. Ora andiamo a vedere le skill. Abbiamo la Puncture, quindi skill ranged, abbiamo il Twisting Blades, abbiamo la Shadow Step, ve le descrivo poi meglio nell'albero di abilità, tranquilli, abbiamo la Poison Trap, quindi la trappola di veleno, abbiamo il Dash, molto importante perché servirà anche andare alle spalle dei nemici, servirà a passare attraverso, molto carina, molto cosa, e abbiamo il Dark Shroud che ci aiuterà a difenderci, una skill difensiva ma che farà anche altre cose. Skill tree, spostiamoci qui per vedere tutto come funziona. Come al solito, ripeto, vi lascerò poi questa pagina in descrizione, quindi anche se vado un po' veloce, non preoccupatevi, tanto avete modo di tornare qui quando volete. Però ve le descrivo che serve. Puncture, quindi andiamo un livello su 5, portiamo avanti e andiamo fino a qui, perché questa poi la sdoppia, diventano 3 lame, ed è molto... 3 colpi, 3 frecce, e non è male, quindi colpisce di più, può fare vulnerabili e aiuta nella build. Qua abbiamo il Twisting Blades, importantissima da portare a 5, anche per questa classe, come per le altre classi, spero che non abbiate sentito questa roba 5 volte, in realtà sì, così l'avete visto tutti i video, però vabbè. Vi ricordo che il 5 che vedete qua sotto non è da fare prima, non è da fare subito, cercate di avere prima di tutto tutte le cose, le passive, dopodiché tutte le skill in barra, dopodiché si va a potenziare pian pianino, ok? Non è importante avere questa a 3 prima di andare su questa, è importante avere questa a 1, fare questa a 1 e poi potenziarle, ok? Abbiate sempre un po' di tutto, questo è importante. Comunque, Twisting Blades con il potenziamento del 30% quando tornano indietro e con il cooldown ridotto. Poi
Abbiamo lo Shadow Step con 1, viene potenziato col Critical Strike Chance, quindi possibilità di fare un colpo critico, e i nemici stunnati per 2 secondi, crowd control importantissimo, sempre, sempre importantissimo. Qua abbiamo una Weapon Mastery, quindi in base al tipo di arma che abbiamo equipaggiato aumenteremo il Critical Strike Damage in caso come questo, ma anche altro in realtà poi dopo. Abbiamo il Dash, altro importante, vi servirà per fare un po' di danno, per fare di tutto, ma soprattutto per avere mobility, per andare dietro ai nemici, per fare le peggio cose, con il damage aumentato del 20% e con la possibilità di sloware i nemici, quindi di rallentare i nemici per 3 secondi del 30%. È tantissima roba, è tantissima roba. Dark Shroud, abbiamo questo potenziamento, quindi così attorno che vi fanno la resistenza, ve l'ho già detto prima, quindi non preoccupatevi, vado un po' veloce così non perdete troppo tempo, che bisogna expare, non so se avete capito. E con il 10% di non essere consumata la pallina, perché voi attivate questa cosa, avete delle palline, ogni volta che vi colpiscono ve ne va via uno, c'è il 10% di possibilità che non venga consumata, quindi ce l'avete ancora. È buona come cosa, è buona, ed è comunque era l'unica anche per andare in questo, aveste cambiato, era buona. E abbiamo anche la velocità di movimento aumentata con la seconda passiva di questo. Andiamo poi sulla trappola velenosa, molto importante perché fa un botto di danni, queste cose fanno un botto di danni, potenziata con potenziamento questo e con il 10% dei danni da veleno aumentati con i nemici dentro le trappole. Poi potenziamenti passivi, 18% di danno in più sui nemici healthy, vi ricordo che significa essere sopra l'80% della vita, molto importante, ma va a unirsi a questo, perché i nemici vulnerabili prendono il 9% di danno in più. Fatevi la somma di tutti i danni in più che avete, è tanta roba. Poi avete il 9% di danni da veleno, e qua avete il 15% di danno ricevuto in meno, cioè che fanno i nemici in meno quando sono avvelenati. Questo è importante, avere anche un po' di resistenza. Qua abbiamo Trap Mastery, che va a aumentare la critical chance, quindi possibilità di fare il colpo critico contro i nemici vulnerabili o controllati in generale, quindi anche lo slow, ovviamente. Fanno danno, è interessante. Qua avete il 5% di rigenerazione dell'energia quando siete in movimento, non era importante in realtà, e serviva per arrivare a questo, per questo a un solo livello, e serve qua invece per essere, quando siamo a 50% o sopra il 50% di energia, guadagniamo il 15% di velocità del movimento. Quando siamo sotto il 50% dell'energia massima, guadagniamo il 15% di attack speed. In entrambi i casi abbiamo qualcosa che ci fa, che va bene. Imparerete poi a gestirvela in base a quello che avrete. Cioè, vi accorgerete del fatto che voi siete veloci, poi sparate, scende sotto, e sparate più velocemente. Carino. L'ultima è Momentum, quindi aspettate un momento. Scusate. E abbiamo dei bonus a seconda del tipo di arma o di effetto che viene applicato. In questo caso abbiamo colpire un nemico che è stunnato o frozzato o dazed, non mi ricordo cos'era, ma è un altro effetto che abbiamo tra le passive, quindi ce l'abbiamo lo stesso. Oppure colpire un nemico da dietro, quello che vi dicevo prima, è importante averlo, ci fa guadagnare una stack. Quando abbiamo 3 stack abbiamo il 20% di riduzione del danno, abbiamo il 30% di aumento dell'energia della rigenerazione e il 15% di velocità di movimento. Tutto questo sarà un continuo, perché avremo sempre queste cose qua come siamo in combat, quindi dovete tenere in considerazione che questa passiva vi dà tutte quelle 3 cose praticamente sempre. Questa è molto molto buona, ovviamente potete optare per altro, vedete voi, però ritengo che sia la cosa migliore, anche perché non ha 5.000 cose difensive e capita molto spesso di buttarsi in mischia perché si usa il dash magari male o non benissimo o capita qualcosa, quindi secondo me aveva senso mettere qualcosina di più difensivo. Importantissimo, ripeto, usare l'inner sight a modo, imparare a utilizzarlo, capire quando sta arrivando, c'è una cosa visiva quindi si capirà, però tutto qui. Ci sono altre build per il tagliagole, esattamente come per le altre classi, per expare. Io vi ho portato questa come esempio, spero che vi possa piacere, è abbastanza divertente. E il tagliagole ne sa. Detto questo, io avrei finito, signori. Questo era l'ultimo video prima dell'uscita del gioco. Da adesso in avanti inizierò a giocare a manetta e inizierò a portare build magari verso l'endgame o comunque qualcosa che può servire in più. Se ci sono notizie particolari, cose particolari da sapere, farò dei video a riguardo. Quindi restate collegati, perché sarà un bel viaggio questo Diablo, spero, un po' per tutti. E speriamo che sia un gran gioco. Buona continuazione, grazie. Lasciate un like, lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video. E ci vediamo con Diablo. Buon farm, ragazzi. Buon day one. Speriamo senza errori. Speriamo senza server che crashano. Ciao.